Quella che vedremo adesso è la seconda parte del mio ciclo di lezioni sulla storia della Prima Repubblica, cioè del periodo della storia d'Italia che va dal 1943 al 1993. Oggi prenderemo le mosse dal viaggio di Alcide De Gasperi negli Stati Uniti del gennaio del 1947, un viaggio molto importante perché in quel viaggio Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio italiano, grande leader democristiano, ebbe delle informazioni dagli Stati Uniti di quella che sarebbe stata la politica statunitense nei primi anni della Guerra Fredda, cioè una politica di forte contrapposizione al mondo comunista e di grandi aiuti, a cominciare dal piano Marshall, ai paesi dell'Europa occidentale che fossero rimasti fedeli all'alleanza con gli Stati Uniti. La rottura dell'alleanza fra quei partiti che avevano dato vita insieme al CLN, cioè alla coalizione antifascista, fu sicuramente il dato più importante di quel 1947. Sono le 8:25 quando De Gasperi giunge sul campo. Porta un cappello color tortora, è visibilmente commosso. Il governo americano ha messo a disposizione per la traversata uno splendido C-54 Super Douglas. Compagna di viaggio, insieme con un gruppo di ministri e di tecnici, De Gasperi ha voluto anche la figlia Maria Romana. Qualcuno si è fatto largo tra le personalità, è il Presidente della Repubblica, è venuto ad esprimere la solidarietà con cui l'Italia accompagna la missione e ha portato in questo collettivo augurio la cordialità che per merito suo fa parte ormai del nostro stile repubblicano. La pace sarà quella che sarà, tocca al buon volere vicendevole di correggerne l'attuazione. È questa la meta verso cui De Gasperi naviga sulle ali del Super Douglas. Super Douglas di De Gasperi ha combattuto parecchio coi venti dell'Atlantico. Eccolo posato dopo 58 ore di volo sull'aeroporto di Washington. È mezzogiorno. L'ambasciatore Tarchiani è il primo ad accogliere il presidente e la figlia Maria Romana. Il nostro rappresentante diplomatico può sinceramente dichiarare che questa visita dell'Italia è considerata dagli americani come un avvenimento di primo ordine. La ressa dei giornalisti e dei fotografi ne è la migliore dimostrazione. Le macchine da presa lavorano in batteria. Ecco le prime dichiarazioni del presidente. De Gasperi scelse abbastanza esplicitamente di schierare il proprio partito dalla parte dell'Occidente e di avviare un meccanismo che molto probabilmente, direi quasi inevitabilmente, avrebbe portato a una rottura con comunisti e socialisti allora alleati. L'unica potenza mondiale uscita indenne dalla guerra, l'America, nel giugno del 1947 dà avvio al Piano Marshall, un programma che prevede considerevoli aiuti economici all'Europa per la sua ricostruzione. L'obiettivo del piano, in accordo con la strategia del presidente Truman, è contrastare l'influenza sovietica sui paesi europei, soprattutto Francia e Italia, dove i partiti comunisti sono molto forti. Gli aiuti vengono offerti anche ai paesi dell'est come Polonia e Cecoslovacchia, che però li rifiutano su pressione di Mosca. La condizione per beneficiare del piano Marshall è infatti uscire dall'orbita russa e introdurre elementi di liberalismo nell'economia. Genova. Questo piroscafo ci porta il primo carico di grano in applicazione dell'ER, piano Marshall di ricostruzione europea. È significativo che la consegna da parte dell'ambasciatore Dunn sia fatta al nostro ministro dei lavori pubblici Tupini. Questo grano, dice Dunn, testimonia la nostra fiducia nel vostro avvenire.
Rispondendo anche a nome del Presidente del Consiglio, Tupini ringrazia il popolo d'America che, come il nostro, vuole la pace. Sono 9.000 tonnellate queste prime. Gli aiuti ERP all'Italia ammonteranno per il 48 a 400 miliardi. Furono bionde spighe in America. Sono per noi forza dell'oggi, fede nel domani. L'Italia, nei primi mesi, riceve $1 milioni in farina, 2 milioni in legname, 4 in carbone. Tra il 1948 e il 1953, le navi e i treni dell'amicizia, così si chiamavano i convogli di aiuti americani, scaricano nel nostro paese merci per $1.5 miliardi di allora, contribuendo a risanare il bilancio dello Stato. I 16 paesi europei soccorsi dagli Stati Uniti riceveranno nel loro complesso $13 miliardi, l'86% a titolo gratuito e il restante 14 come prestito. La loro produzione industriale nel 1951 sarà già cresciuta del 30% rispetto a prima della guerra. George Catlett Marshall, ideatore del piano, riceverà il premio Nobel per la pace. Ma il piano Marshall negli anni successivi sarà molto criticato. Progettato in funzione antirussa, il piano Marshall passerà alla storia come il primo atto della guerra fredda. Questo è, diciamo, la genesi della guerra fredda, quello che De Gasperi apprende in questo viaggio negli Stati Uniti nel gennaio del 1947. Al ritorno di questo viaggio il governo tripartito entra in uno stato di fibrillazione che si risolverà nel maggio del 1947 con una crisi del governo De Gasperi e la uscita o la cacciata, mettetela come volete, dei comunisti e dei socialisti dal governo. Nel novembre del 1946, poco prima del viaggio americano di Alcide De Gasperi, c'erano state in alcune importanti città le elezioni amministrative. La Democrazia Cristiana, pur avendo conservato buona parte dei suoi voti, era scesa di alcuni punti nel centro-sud, a favore di un'anomala formazione politica, il Fronte dell'Uomo Qualunque. In queste elezioni parziali, questi turni che però impegnarono alcune città importanti nel novembre del 1946, i democristiani cedettero voti a questo partito dell'uomo qualunque. Questo loro lo presero come un campanello d'allarme, nel senso che credettero di capire che nei grandi appuntamenti, cioè quando ci sono le elezioni politiche generali, tutti gli anticomunisti avrebbero votato per loro, ma era un elettorato non stabile, perché appena c'erano dei turni meno impegnativi, turni di elezioni meno impegnativi, gran parte di questi elettori erano disposti ad orientarsi altrove. Ma cos'era l'uomo qualunque e chi lo guidava? Quando nasce, nel dicembre del 1944, nella Roma liberata da pochi mesi, l'Uomo Qualunque è per il momento soltanto un giornale, fondato e diretto dal commediografo napoletano Guglielmo Giannini. Sulla sua testata, una vignetta raffigura un piccolo uomo schiacciato da un torchio. È l'uomo della strada, il rappresentante della folla anonima, oppresso dal potere e dalla sua retorica, un tempo da quella fascista, adesso da quella dell'antifascismo. Giannini è infatti molto ostile alla resistenza partigiana, che accusa di voler instaurare il socialismo in Italia e di essere il nuovo volto del dominio settentrionale sul meridione. Raccoglie attorno a sé ex fascisti del sud, piccolo borghesi e sottoproletari uniti dalla paura della sovversione, desiderosi di ordine e sfiduciati dalla politica nel suo complesso. Tanto che la parola qualunquismo entrerà nel vocabolario come sinonimo di indifferenza verso lo Stato e ostilità al governo e ai partiti. Il 7 novembre 1945 il giornale di Giannini diventa un partito politico, il Fronte dell'Uomo Qualunque, che alle elezioni del giugno 1946 ottiene il 5,3% dei voti e 30 seggi all'Assemblea Costituente. Ma è dopo qualche mese che la nuova formazione alle amministrative del novembre 1946 ottiene un successo clamoroso
attaccando frontalmente la DC, perché è ancora al governo coi comunisti. Il gruppo parlamentare dell'uomo qualunque, eletto alla Costituente, è quello di dare allo Stato italiano una nuova Costituzione che permetta l'istituzione di uno Stato basato sulla divisione dei tre poteri che lo costituiscono: potere legislativo, potere giudiziario, potere esecutivo, in modo da consentire la massima autorità al potere esecutivo nella massima libertà del libero cittadino. Sarà poi la personalità eccentrica di Giannini a portare alla rovina il partito entro breve tempo. Arrivederci. Per esercitare pressioni sulla DC ed entrare nel governo, Giannini tenterà persino un dialogo con la sinistra, perdendo l'appoggio di Confindustria che fino ad allora l'aveva finanziato. Gli elettori dell'uomo qualunque, rassicurati dall'anticomunismo di De Gasperi, nel 48 torneranno a votare Democrazia Cristiana. Un altro dato importante emerso dalle elezioni parziali del 46 era stato il sorpasso del PC ai danni del Partito Fratello, il PSI, che ai tempi si chiamava PSIUP. Da quel momento il distacco fra i due partiti in termini di voti aumenterà negli anni in modo costante e irreversibile. Il partito di Togliatti, unico esempio nel panorama europeo, sarà sempre egemone nei confronti dei socialisti, che sconteranno le divisioni interne e la mancanza di una politica autonoma. La maggioranza del Partito Socialista, infatti, fin dalla scissione del 1921, ha sempre cercato l'unità d'azione coi comunisti, per timore di essere scavalcata a sinistra e di perdere la presa sul movimento operaio. I socialisti italiani, come eccezione al comportamento dei socialisti di quasi tutti i paesi occidentali e anche dei socialisti di alcuni paesi guadagnati la sfera di influenza sovietica, si schiacciarono sulle posizioni dei comunisti e non accettarono i suggerimenti, le indicazioni di una minoranza interna guidata da Giuseppe Saragat, che chiedeva loro di prendere le distanze e di seguire l'esempio dei socialisti francesi. Sarà invece Saragat, due mesi dopo le amministrative, a staccarsi dal Partito Socialista. Nel gennaio del 1947 a Palazzo Barberini fonderà il PSLI, Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, che poco tempo dopo si chiamerà PSDI, Partito Socialdemocratico. Con Saragat andranno circa il 40% dei deputati socialisti alla Costituente, i cosiddetti autonomisti, ma il suo peso politico ed elettorale, negli anni, verrà molto ridimensionato. Il programma del partito sarà elaborato da un regolare congresso. Fin d'ora possiamo affermare che il partito si propone di lottare per un ordine nuovo fondato sulla giustizia sociale e sulla libertà. Quali i rapporti tra il suo partito e il comunismo? Li ho definiti nel discorso di Palazzo Barberini, che è stato pubblicato integralmente dal giornale del partito L'Umanità. In ogni caso, noi non saremo mai anticomunisti, siamo e saremo sempre socialisti. E loro continueranno a dirsi partito di sinistra, un partito che non vuole l'unità d'azione con i comunisti, non vuole mettersi a rimorchio dei comunisti, non vuole obbedire agli ordini che venivano da Mosca, ma partito di sinistra, tant'è vero che confluiscono in questo partito anche forze trotskiste, altri movimenti dissidenti che sono polemici con l'Unione Sovietica di Stalin, ma nello stesso tempo si tengono a sinistra e si guardano bene dall'entrare immediatamente in contatto con l'area governativa guidata allora dalla Democrazia Cristiana. Nonostante gli abbia ceduto una parte dei propri voti, un anno dopo la scissione di Palazzo Barberini, il Partito Socialista proporrà al PC di unire le proprie forze e di presentarsi insieme alle elezioni politiche del giugno 48. Il suo simbolo sarà il volto di Giuseppe Garibaldi. Videro che la somma dei due partiti era superiore a quella della Democrazia Cristiana e che quindi fondendosi, unendosi e lavorando insieme sotto in un partito che avrebbe dovuto diventare unico,
Loro sarebbero diventati il primo partito italiano, poco importante, se, mescolando insieme socialisti e comunisti, e da lì avrebbero guidato l'Italia verso una via rivoluzionaria o di democrazia progressiva, o comunque segnata fortemente dal loro partito. L'anno che precede le elezioni del 48 è molto burrascoso, a causa della continua svalutazione. Al mercato nero un dollaro costa 600 lire contro le 200 del cambio ufficiale. Qualche scorcio di cronaca delle due giornate di sciopero generale a Roma. L'epicentro è Piazza Colonna, anticamera di Montecitorio, e la celere la tiene d'occhio. Intanto alcune camionette scortate dalla polizia contrappongono ai tram, immobili nelle rimesse, la libertà di non scioperare. I motivi dell'agitazione sono noti. Mentre al Viminale si discute tra il ministro Fanfani e la Camera del Lavoro, gruppi di cittadini affluiscono nei pressi del Parlamento. In grave difficoltà per l'aumento dei prezzi, la popolazione scende in strada a manifestare. Si mobilitano anche i sindacati. La CGIL, guidata da Giuseppe Di Vittorio, conduce le lotte contro il carovita. È venuto a parlarci l'onorevole Di Vittorio, segretario della CGIL. Uno dei massimi esponenti della lotta impegnata da tutti gli italiani contro la speculazione, l'inflazione, il caro vita. Risanare la vita economica del paese, salvare la lira e dare un nuovo slancio alla produzione. Tutti possiamo e dobbiamo essere uniti nella lotta contro i grossi speculatori che si arricchiscono sulla crescente miseria del popolo. Il 1 maggio 1947, durante una manifestazione di lavoratori a Portella della Ginestra, in Sicilia, vengono uccise 11 persone che ascoltavano un comizio sindacale. Proteste e cortei di lavoratori investono tutta Italia. Alle ore 11 in tutta Italia, sciopero generale di protesta e di lutto. 9 sono i morti di Sicilia, più di 100 i feriti. Il corteo romano è aperto da una doppia fila di ciclisti, mani sulla spalla l'uno dell'altro come al ritorno dall'officina. Silenzio, ordine e dignità nel dolore e nella protesta. Così il popolo risponde al brigantaggio dei massacratori. Si scopre che la strage è stata organizzata da un bandito, Salvatore Giuliano, già capo di un esercito clandestino per l'indipendenza della Sicilia. Ma non si saprà mai chi sono i mandanti. Giuliano morirà in circostanze misteriose, probabilmente ucciso dal suo luogotenente Gaspare Pisciotta, che a sua volta finirà avvelenato in carcere. Di fronte a questa agitazione, gli Stati Uniti, preoccupati anche dai colpi di Stato che avvengono nell'Europa orientale, temono che il PC possa intraprendere la via dell'insurrezione e premono su De Gasperi perché formi un governo senza l'appoggio delle sinistre. Gli americani guardano con apprensione anche ai moti rivoluzionari in Grecia. I comunisti, alla prima occasione, avevano lanciato una dura guerra rivoluzionaria, una guerriglia che durò 2 o 3 anni, e che fu interpretata dagli occidentali come la prova che i comunisti non si sarebbero limitati, e già era questione da discutere, ad amministrare la parte da loro liberata, cioè i paesi di Romania, Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia e via dicendo, e la parte orientale della Germania, ma anche nei paesi occidentali, nei paesi dell'altro blocco, ove mai fosse stato possibile, avrebbero dato vita a esperienze rivoluzionarie o comunque insurrezionali e provato a conquistare il potere con la forza. In realtà Togliatti, che è ancora ministro della giustizia nel governo De Gasperi, ha dato sempre prova di spirito di conciliazione.
Nel giugno del 1946 ha concesso l'amnistia a gran parte degli ex fascisti e si è dimostrato al contrario molto severo verso gli eccessi degli ex partigiani. Ma il tempo dell'unità nazionale è comunque giunto al termine. Il 13 maggio 1947, pochi mesi dopo il suo rientro dall'America, De Gasperi scioglie il proprio governo per estrometterne i comunisti e i socialisti. Il 1 luglio forma un nuovo gabinetto di soli democristiani con l'aggiunta di tecnici di area liberale come Luigi e Einaudi. Il governo si regge sull'appoggio esterno dei monarchici e dell'uomo qualunque. Sarà poi il primo di una lunga serie di governi centristi, è una svolta nella storia d'Italia del dopoguerra e questa svolta attende di essere confermata o sconfessata dalle elezioni, dalle prime vere elezioni politiche per le elezioni di un Parlamento che si tengono in Italia il 18 aprile del 1948. Il Partito Comunista, nonostante l'esclusione dal governo, decide di non rompere il patto con la DC e i partiti laici, grazie ai quali sta nascendo la Costituzione. È una scelta di grande lungimiranza, che frutterà alla sinistra negli anni successivi una piena legittimità democratica e porterà alla stesura di una carta costituzionale molto aperta verso i diritti delle classi lavoratrici. Il 2 giugno non è che si è eletto un Parlamento, si è eletto un Parlamento che ha missioni costituente, un'assemblea costituente, la quale assemblea costituente ha il primo compito ha di fare la nuova Costituzione italiana. E i comunisti vogliono avere e avranno voce in capitolo in questa Costituzione, tant'è che ancora oggi voi vedete nel dibattito sui giornali vi capiterà di notare come la sinistra spesso si richiama ai valori della Costituzione perché è una delle Costituzioni più avanzate, sotto almeno dal punto di vista della sinistra. L'abilità strategica di Togliatti e la sua volontà di evitare rotture con De Gasperi avevano anche portato il PC, in quello stesso anno, a dare il proprio voto favorevole all'articolo 7 della Costituzione, che trasferiva nell'ordinamento della nuova Repubblica il concordato fra Stato e Chiesa voluto da Mussolini. Ma questa mossa spregiudicata, decisa contro il parere dei socialisti e degli altri partiti laici, non era stata sufficiente ad evitare la cacciata delle sinistre dal governo. Togliatti, a sorpresa, come a sorpresa aveva fatto la svolta di Salerno, come a sorpresa aveva preso parte al secondo governo Bonomi, come a sorpresa aveva concesso l'amnistia, un po' meno a sorpresa, ma insomma a prezzo di dure contrapposizioni, l'amnistia ai fascisti, così ancora una volta a sorpresa annuncia che il suo partito voterà a favore di questo recepimento del concordato nella nostra Costituzione, cosa avversata da tutti i partiti laici, praticamente tutti gli altri, e che teneva la DC in una condizione di isolamento. Abbiamo visto sin qui la sintesi delle mie lezioni universitarie sui mesi che precedettero le elezioni politiche del 18 aprile 1948. Queste elezioni furono decisive non solo perché segnarono la storia dell'Italia per gli anni successivi, ma anche per il modo in cui avvennero: comizi, manifeste, forme di comunicazione di massa nuove per gli italiani dell'epoca che non erano abituati a una campagna elettorale così piena di avvenimenti e così piena di partecipazioni. Quelle elezioni del 18 aprile 1948 furono importanti quindi sotto il profilo politico, soprattutto evidente, ma anche sotto il profilo del cambiamento di mentalità e di approccio degli italiani alla politica che ha in quel 18 aprile quasi uno spartiacque. Nella campagna elettorale del 48 entrambi i principali schieramenti, Democrazia Cristiana e Fronte Democratico Popolare, puntano in primo luogo alla conquista dei piccoli borghi rurali e delle città di provincia, il cui elettorato è ritenuto decisivo ai fini della vittoria. I temi sono perciò semplici, si cerca di screditare l'avversario più che di esporre le proprie idee. I giornali satirici di una parte e dell'altra si moltiplicano e si fanno il verso a vicenda. Si stringono i ritmi della campagna elettorale col bruciare le ore che avvicinano il traguardo del 18 aprile. Giorno e notte i muri imparano nuove parole da recitare agli occhi dei passanti.
Per troppi anni, esclusi dalla sincera espressione elettorale, gli italiani hanno riappresa la portata politica e morale di questo diritto. Si preparano ad esercitarlo con coscienza, onestamente interrogandosi nella perplessità di troppo categorici dilemmi. Il vento di Napoli, elettrico e leggero, simboleggia l'atmosfera della vigilia elettorale. Ormai parleranno le urne, ma a Napoli le mani che deporranno le schede sono ancora intente alle discussioni, mimica e gesti che valgono un comizio. Con la loro voce cubitale parlano anche i cartelloni. Firenze si gira per le città rincorsi da una folla instancabile di slogans, di moniti, di mementi. Si staccano dai muri, si infilano negli altoparlanti e in una serie incessante di metamorfosi eccoci arrivati a Torino. Accendono il cielo notturno di nuove costellazioni. I grafici, i segni si articolano nei discorsi dall'uno all'altro estremo d'Italia. I cattolici e la destra scelgono di attaccare il PC per la sua sudditanza all'Unione Sovietica, dipinta come il male assoluto e regno del terrore. I loro manifesti mostrano l'orso russo in piazza Venezia, i cavalli dei cosacchi che si abbeverano alla fontana di Trevi, il volto di Garibaldi simbolo del fronte popolare che rovesciato diventa quello di Stalin. Due mesi prima del voto, su iniziativa di Pio XII, nascono i comitati civici di Luigi Gedda, medico legato all'Azione Cattolica. È un esercito di 300.000 volontari divisi in 20.000 comitati parrocchiali che girano casa per casa convincendo la gente ad andare a votare e diffondendo la paura del comunismo con slogan semplici ed efficaci. Le sinistre, che hanno per tradizione un apparato organizzativo più efficace e capillare, pagano però il loro appiattimento sulla politica dell'Unione Sovietica. Un altro motivo di incertezza per comunisti e socialisti è la loro base sociale, limitata quasi esclusivamente a operai e braccianti. Il fronte popolare, per prevenire gli attacchi degli avversari, rinuncia alle bandiere rosse e alle falci a martello, per ripiegare su un colore rosa scuro più rassicurante. La sua campagna, oltre agli slogan «La terra chi lavora», «Pane e lavoro», «Per la rinascita, per la pace», ricorre allo spettro del piano K, presunta macchinazione degli Stati Uniti per fare un colpo di Stato in caso di vittoria delle sinistre. In ogni caso, alla vigilia delle elezioni, c'è molta attesa e grande paura. Le famiglie ricche del nord portano i beni in Svizzera e i titoli delle compagnie di assicurazione crollano in borsa. Il 18 aprile 1948 è il giorno fatidico del voto, una data che segnerà in modo definitivo il destino della politica italiana. Nelle precedenti elezioni del 2 giugno, presidenti e scrutatori dovevano abbondare negli schierimenti. Stavolta gli elettori sanno ormai come si fa. Sono elezioni queste che hanno mosso anche gli invalidi a camminare, i minorati fisici a vincere i loro impedimenti, i malati a dimenticare il termometro della sofferenza. Più che il senso di un dovere, quasi quello di un attivo privilegio. Gli italiani sanno di chiudere, ciascuno nella propria scheda, un contributo al loro destino. È il momento battesimale dell'Italia repubblicana, è il momento in cui tutto si decide, tutto può essere e l'Italia deve scegliere da che parte stare. Un elettore mattutino, Palmiro Togliatti. Alle 8.30 ha già deposto il suo suffragio nelle urne di Vicolo Valdina. Sono circa le 10 quando un altro elettore si avvia alla sua sezione, via delle Fornaci. De Gasperi non porta i segni di più di un mese di battaglie e di comizi quotidiani. Milioni di uomini hanno ascoltato la sua parola. Ora le urne stanno accumulando le risposte a quei discorsi. Anche la sua risposta, signora De Gasperi. Stasera linotype e stabilimenti cinematografici di tutto il mondo lavoreranno su materiale proveniente dall'Italia.
Alla sezione di Via Asmara vota l'onorevole Giulio Andreotti. Il sottosegretario alla presidenza è manifestamente fiducioso. Collegio Romano, Saragat fa anche lui la fila. Questo gesto, lo scommettiamo, non è di perplessità. Impersonata dal suo leader italiano, la terza forza esprime il proprio voto. È la prima volta che essa compare nel nostro schieramento elettorale. Pinerolo. Il vento delle Prealpi in questo risveglio di primavera rimescola un'insolita aria domenicale. Oggi i contadini non camminano a passo di montagna. Venezia, tra i suoi palazzi, che nacquero dal rigoglio di una delle più grandi repubbliche, incornicia questa nuova pagina di storia democratica. Le colonne delle procuratie decorano scritte inconsuete. Si giunge al voto per terra e per acqua. Messina. Il contributo 10 punti percentuali rispetto al 1946. Splendido risultato. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 37%. Unione Socialista, circa 1.900.000, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12 milioni 700 voti. Con un successo spettacolare, non è quasi mai accaduto che un partito in un sistema di voto proporzionale dove si presentano 10-15 partiti ottenga quella messa di voti, quasi, ripeto, il 50%, 48,5%. Il successo della DC avvenne soprattutto a scapito delle formazioni minori di centro e di destra, penalizzate dalla forte radicalizzazione dello scontro preelettorale e dalla tendenza dei moderati a concentrarsi sul partito più forte. Ma il vero sconfitto del 1948 è il Fronte Popolare. Per la sinistra svanisce definitivamente qualsiasi speranza di andare al governo. Comunisti e socialisti, che nel 1946 separatamente avevano ottenuto il 39,6%, scendono al 31%. I socialdemocratici di Giuseppe Saragat, che hanno da poco consumato la scissione dai socialisti, arrivano al 7,1%. Se noi li sommiamo, di fatto si potrebbe quasi dire che socialisti e comunisti rimangono intorno al 38-39% dei voti, più o meno i voti che avevano due anni prima, ma l'impressione della sconfitta è fortissima, travolgente, drammatica. Quali furono i fattori che portarono al trionfo della DC e alla sconfitta delle sinistre? Innanzitutto la scelta da parte comunista e socialista di formare un fronte unico e di impostare per primi la battaglia elettorale in termini di dura contrapposizione. Un vero scontro fra due mondi e due civiltà, cioè l'Oriente contro l'Occidente. La maggioranza del paese, infatti, grazie anche all'efficacia propagandistica del piano Marshall, guardava con più simpatia all'America che alla Russia. L'America poi non aveva conosciuto la guerra, tranne Pearl Harbor, sul suo territorio, per cui uno va al cinema e vede storie di macchinoni, di Coca-Cola, e per un paese povero è ovvio che quella è una grande suggestione, quindi non è solo un aiuto, come dire, di spionistico, di organizzazioni segrete, clandestine, è anche una grossa battaglia per l'identità, l'immagine. Inoltre, buona parte dell'elettorato, anche di sinistra, nutriva timore riguardo alle reali intenzioni del Partito Comunista. Nei paesi dell'Est, come era accaduto a Praga due mesi prima, i comunisti si erano impadroniti del potere attraverso colpi di Stato, eliminando non solo le opposizioni parlamentari, ma anche i partiti socialdemocratici. Ma anche ciò che avveniva in Italia destava preoccupazione. Le uccisioni di ex fascisti erano continuate ben oltre la fine della guerra partigiana, che come ogni guerra aveva comportato vendette e rappresaglie ai danni degli sconfitti. Andò oltre le dimensioni del fisiologico, nel senso che queste cose si produssero nei primi mesi, nell'estate del 45, poi continuarono attorno nel 45,
poi si perpetuarono, si riprodussero nel 46, nel 47, nel 48 e man mano che si andava avanti sempre più dalla parte degli uccisi erano sempre più persone che non avevano nulla a che fare con il fascismo, cioè non erano più fascisti ma erano possidenti terrieri, preti che avevano aiutato la Democrazia Cristiana a rimettersi in piedi, esponenti del Partito Socialista, della Democrazia Cristiana, del Partito d'Azione. Tra gli episodi che più avevano fatto sensazione c'erano stati i disordini di Milano del 27 e 28 novembre 1947. Per protestare contro la sostituzione del prefetto Ettore Troilo, ex partigiano molto amato dai milanesi, una folla di manifestanti armati aveva occupato la prefettura. A guidarli era Giancarlo Pajetta, segretario regionale del PC. Per due giorni la tensione fu altissima. La città credette di trovarsi alla vigilia di un'insurrezione. E fu solo una telefonata fra Pajetta e Togliatti a far smobilitare i ribelli. I comunisti davano al loro elettorato e all'opinione pubblica in generale l'impressione di aver sì scelto fin dal 1944 la strada, la via democratica, però di tenere sottoterra una riserva consistente fatta di armi, di gruppi armati, di bande non sciolte, di disposizione militare anche offensiva sul piano cittadino, che impensierivano l'opinione pubblica moderata e in parte anche una certa opinione pubblica di sinistra. Tutti questi elementi che vi ho raccontato messi insieme incutono una paura nell'opinione pubblica, paura economica da una parte di perdere quegli aiuti che le stanno consentendo all'Italia di rimettersi in piedi e dall'altra di finire in un gorgo dittatoriale non dissimile da quello che si era appena lasciato alle spalle. A poche settimane dal voto del 18 aprile, mentre ancora le sinistre sono sotto shock per la sconfitta, accade un nuovo fatto clamoroso che avrà grandi conseguenze sulla politica degli anni successivi. Ed è il 14 luglio del 48, quando uno studente all'uscita di Montecitorio, si chiama Antonio Pallante, spara a Palmiro Togliatti, lo colpisce alla nuca, uno sparo per uccidere, Togliatti lì per lì sembra morto. Montecitorio. Porta su via della missione. Qui lo studente Pallante ha sparato contro Togliatti. Una palla si è conficcata nel muro. Dall'infermeria del Parlamento Togliatti viene trasportato al policlinico. Meno di un'ora dopo le edizioni straordinarie annunziano la notizia. Si parla di ferite mortali. Unanime vedono ai cancelli del policlinico informazioni più esatte. Delle tre ferite la più grave è quella al torace. Una palla è entrata nell'interlobo del polmone sinistro. Si è riusciti a suturare. Lo stato di shock va migliorando. Prima visita quella del segretario di Einaudi, avvocato Carbone. Poi De Gasperi, Rebecchini, Gronchi e Terracini. Cessazione del traffico, astensione dal lavoro. Primi comizi. Ecco alcuni aspetti della cronaca di Roma. Piazza Colonna nel pomeriggio successivo al fatto. Discorsi, discussioni, inviti alla calma. Scontri tra scioperanti e polizia. Deplorevole che l'atto di un irresponsabile abbia provocato tanti lutti e insidiato la rinascente vita del paese. Nel frattempo, l'Italia è investita dal più grande sciopero generale politico della propria storia, scoppiato ovunque in modo spontaneo alla notizia dell'attentato e soltanto dopo indetto ufficialmente dalla CGIL. Fatto che provocherà la rottura dell'unità sindacale per i successivi 20 anni. Distinto, i comunisti di tutta Italia prendono le armi sotterrate e si danno a uno sciopero generale. Il sindacato li insegue, deve proclamare lo sciopero dopo che lo sciopero è già iniziato. In alcune città riprendono in mano le prefetture, sul Monte Amiata si scontrano con l'esercito. Occupano intere aree geografiche
Finché provvidenzialmente Togliatti esce dal coma e come prima disposizione li invita alla calma. Policlinico di Roma. Entriamo nella camera dell'onorevole Togliatti. Appena le condizioni di salute lo hanno reso possibile, il chirurgo professor Valdoni e i medici curanti ci hanno consentito di chiedergli una intervista per la settimana Incom. Desidero prima di tutto rivolgere un ringraziamento, esprimere la mia riconoscenza al professore Valdoni che mi ha operato, al professor Fugoni che mi ha assistito come clinico. Io so che senza l'assistenza di questi due grandi scienziati italiani forse non avrei salvato la mia vita. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo. E assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. L'intervento di Togliatti ancora una volta mette fine ai tumulti e gli insorti si ritirano senza aver ottenuto ciò che chiedevano. Le dimissioni del governo. La leggenda racconta che, complice una vittoria di Bartali al Giro di Francia, l'Italia distratta se ne torna a casa, ma la verità è che invece fu una decisione importantissima presa da Palmiro Togliatti. Quelli fra Gino Bartali e Fausto Coppi, in quegli anni, infiammavano e dividevano l'Italia. A entrambi la stampa aveva opposto un'etichetta politica. Bartali, religioso e democristiano. Coppi, ateo e comunista. Ma tutto nei due personaggi divergeva. Coppi, scrisse Montanelli, è il sole dell'aurora, Bartali, quello del tramonto. Coppi è l'estro del pedale, Bartali, la matematica della bicicletta. L'altra grande passione degli italiani, a partire dal 1946, è la Sisal, che poi si chiamerà Totocalcio. A lanciarla è Massimo Della Pergola, giornalista della Gazzetta dello Sport, che partorì l'idea durante la guerra mentre era internato in un campo di lavoro in Svizzera. Tutta italiana fu anche l'invenzione di Grand Hotel, il primo periodico di fotoromanzi, la cui formula verrà esportata in tutto il mondo. E del fumetto Tex Willer, ideato da Luigi Bonelli e disegnato da Galeppi. I tardi anni 40, in ogni caso, sono anche una straordinaria stagione culturale, di cui solo più tardi si comprenderà l'importanza. Nel 1947, Giorgio Strehler e Paolo Grassi fondano il Piccolo Teatro di Milano, in un'ex caserma fascista, dove durante il regime venivano torturati gli oppositori. Inaugurato con l'Albergo dei Poveri di Gorky, il Piccolo di Strehler per 50 anni sarà un esempio ineguagliabile di teatro civile, di un'arte educativa messa al servizio del progresso sociale. Ma è tutta la produzione artistica del periodo, influenzata dal cinema neorealista, a rileggere la realtà in chiave critica, attenta al punto di vista delle classi più povere. I romanzi di Pavese, di Vittorini, di Carlo Levi parlano di resistenza, di delusioni politiche, del mito di un'umanità nuova. E anche la pittura, col fronte nuovo delle arti a cui appartengono Renato Guttuso ed Emilio Vedova, si prefigge di dare un contributo alla ricostruzione morale dell'Italia. In quale corrente dell'arte contemporanea lei pensa di poter inserire la sua opera? È una domanda molto complessa, ma se devo rispondere brevemente direi che mi sento legato alla tradizione del realismo. Nel senso che della grande corrente realista moderna che va da Géricault a Courbet a Van Gogh e a Picasso. Oggi si parla molto di arte impegnata. Lei che ne pensa? Io per esempio mi ritengo un artista impegnato. Intendo dire che non sono uno di quegli artisti che vivono
staccati dalla vita e che rifuggono da un impegno con la realtà. Io ritengo di misurarmi continuamente con la realtà e di cercare di capirci qualche cosa. Ispirati al realismo sovietico, ma privi di monumentalità pomposa e retorica, scandagliano senza ipocrisia la condizione umana nei suoi aspetti sociali e materiali. Come abbiamo visto in queste elezioni, il 18 aprile del 1948 fu una data davvero decisiva nella storia d'Italia. La stagione successiva fu la stagione propriamente detta del centrismo, dell'Italia centrista, fatta dall'alleanza fra la Democrazia Cristiana, il Partito Socialdemocratico, il Partito Liberale e il Partito Repubblicano. Una stagione molto importante anche sotto il profilo dello sviluppo economico, oltre che quello della stabilizzazione politica, della certezza politica. Fu un'Italia che ebbe anche, in cui si registrarono i contraccolpi delle grandi crisi internazionali, soprattutto a sinistra, soprattutto sul Partito Comunista, gli effetti del 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel 1956, quello in cui Khrushchev denunciò i crimini di Stalin, e sempre in quell'anno, nel 1956, dell'invasione sovietica dell'Ungheria. Ma tutte queste cose le vedremo la prossima volta.